Nibali portò bene l'anno scorso da Campi Bisenzio e adesso Firenze, che si fa? Si riparte in qualche maniera? Ah, intanto buongiorno, in terra toscana mi sento anche un po' in casa, tantissimi tifosi, tantissimi amici sono venuti a trovarmi, quindi sono molto contento. Ripartiamo con una tappa difficile, quindi cercheremo di dare la giusta interpretazione anche oggi e vediamo, ieri è stata una buona giornata e cercheremo di affrontare quest'altra giornata nel migliore dei modi. Oggi non c'è quasi un metro di pianura e poi c'è molta discesa. Ma quello sì, però bisogna restare tranquilli, molto, molto cauti, ci saranno sicuramente degli atleti che magari vorranno guadagnare terreno, questo lo vedremo lungo la corsa e vediamo un po' le tattiche delle varie squadre. Poi di conseguenza noi entreremo in campo cercando di gestire bene la situazione e vediamo se c'è la possibilità anche per me di fare qualcosa, se no restare lì, controllare e vedere anche come si muove la maglia rosa. Sei più sereno, ti vediamo quest'anno, in qualche modo non hai neanche troppo da perdere, squadra nuova, hai vinto l'anno scorso, il podio è la portata, che si fa? Sono sereno perché sto bene, e quindi non ho, sento la pressione perché comunque sono lì ed è giusto che sia così, però dopo quello che è successo l'anno scorso sono molto tranquillo perché bisogna vivere il Giro d'Italia anche con l'esperienza delle altre corse che ho sempre fatto giorno dopo giorno e non sai mai cosa può succedere. Ieri Dumoulin ha dato un bello scossone alla classifica, però siamo un bel lotto di corridori che siamo lì a giocare bene le nostre carte e vediamo come va. Ecco, non c'è niente da perdere. Cosa devo dire io? Vediamo, giochiamo questa bella partita. Una tappa dedicata a Bartali, partirete proprio da casa sua stamani. Ma Gino ha fatto veramente tantissimo per il ciclismo e non solo per l'umanità, quindi penso che una tappa del Giro d'Italia dedicata proprio nel suo nome è qualcosa di che di più non si poteva volere nel giro del centenario.